get drunk. So what, we smoke weed, we're just having fun. We don't care who sees. So what. Amici, ci vediamo alla Dinamo, inizia l'ultima puntata di quest'anno solare 2012 con una vittoria, come l'avevamo iniziato quest'anno 2012. E parliamo con il presidente regionale della FIP, Bruno Perra. Che dire, Dinamo spettacolo. Il Dinamo spettacolo, Dinamo che sta diventando una realtà importante del panorama cestistico italiano, grande entusiasmo credo in tutta la Sardegna, credo che stiamo vivendo, prima lo chiamavamo sogno, oggi credo che sia veramente una realtà che si sta consolidando. Complimenti veramente a tutta la società, a tutta la squadra, allo staff tecnico, ai tifosi, perché oggi possiamo dire di avere forse una delle migliori tifoserie d'Italia, perché sono corretti, competenti e soprattutto stanno molto vicini alla squadra. E grazie anche a voi, perché la comunicazione che si sta facendo attorno alla Dinamo è molto importante, sia per la Dinamo che per il nostro movimento, per i nostri giovani che si stanno entusiasmando sempre di più alla pallacanestro. Quindi credo che si possa iniziare il 2013 nel migliore dei modi. Credo che sia veramente sia stato un anno eccezionale, molto particolare ma fantastico, e speriamo insomma di ripetere anche nel 2013 quello che è avvenuto nel 2012. Auguri presidente. Auguri a tutti voi e soprattutto auguri a tutti quelli che ci stanno vicini, che sono tanti, stanno aumentano, quindi buon anno a tutti. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. Gianni Cherchi, le parole del presidente provinciale del FIP, Bruno Perra, hanno riassunto un anno davvero speciale. Ha detto tutto lui, anche perché noi siamo rimasti davvero senza parole. Anche e soprattutto dopo la partita di domenica a Roma, è stato davvero entusiasmante e ha chiuso oggi un anno altrettanto entusiasmante. Non so se è irripetibile, però credo che i risultati raggiunti da questa squadra a tutti i livelli, sia sportivi sia ambientali, con il sostegno di un bellissimo pubblico, solito pubblico, devo dire davvero un anno strepitoso per la Dinamo. Coppe europee, semifinale di campionato, finiamo secondi in classifica. Credo che dire che siamo andati oltre le più rosee aspettative davvero in questo caso è davvero un eufemismo. Qual è il segreto, Gio? Io dico sempre la normalità. Ma il segreto secondo me è stato quello di riuscire a creare in un ambito così tanto professionale e professionistico quale è quello appunto della squadra, un ambiente molto familiare, dove anche il super professionista come Buzzi Thornton si è integrato immediatamente, e quindi credo che davvero ci sia un ambiente a Sassari oltre che all'interno della squadra, fatto dei tifosi che stanno vicini ma senza essere troppo assillanti, di un ambiente davvero molto caloroso dove chiunque venga a giocare dal meglio di sé, proprio perché la caratteristica è quella della serenità e, come ho detto, della familiarità. Quindi credo che alla fine, chiaramente, poi c'è la professionalità assoluta dei giocatori e di un allenatore che lui sì è irripetibile, perché chi lo conosce fuori dal campo si rende davvero conto di che persona a me ossia, e quindi credo che sia un mix un po' di tutto. Buon anno. Sì, l'occasione è davvero gradita, fare gli auguri personali a te, che ci sei sempre vicino, a tutti i tuoi ascoltatori, a tutti quelli che ci stanno vicini e a tutti, perché davvero credo che quest'anno ce lo siamo meritati tutti insieme, non noi Dinamo, perché la Dinamo non è fatta dai dirigenti o dai giocatori, la Dinamo è davvero diventata un patrimonio di tutti, quindi buon anno a tutti noi. Grazie. Ciao. That's how it's supposed to be. Yeah. Living young and wild and free. Wow. I'm living so up. What, we get drunk. So what, we smoke weed.
Lui è la voce della 7, è colui il quale la scorsa settimana ci ha davvero gasato, anche perché grande competenza, grande conoscitore di basket, lo scorso anno molto più presenti, però mi sa che la 7 Dinamo è una bella simbiosi, o no? Io devo dire una cosa onestamente, tanto competente di basket è un parolone, no, una cosa devo dirla, è facile commentare le partite del Banco di Sardegna, è facile ed è divertente perché fa un basket che è un basket spettacolo. Nella partita con Roma è stato ancora più facile perché anche Roma è stata allo stesso livello di intensità, di spettacolarità, per cui è piacevole comunque sempre essere facilitati nel compito di raccontare una partita quando in campo vedi una partita come questa. Oggi è stata una partita diversa, sicuramente per certi versi meno facile e anche meno divertente, con dei contenuti che di spettacolo forse hanno avuto un po' meno, ma che secondo me hanno avuto di concretezza. È chiaro che giocare contro una squadra menomata dagli infortuni può sembrare un compito facile, ma Sacchetti l'aveva detto: voglio vedere la maturità dei miei uomini quando in apparenza la partita può dare un punto di partenza di minimo vantaggio. Bologna ha onorato fino in fondo il match, ci ha creduto fino in fondo soprattutto col suo capitano. Sassari però ha dato a Sacchetti le risposte che il suo coach voleva, quelle di maturità e anche di umiltà quando è servito. Buttarsi per terra, sbucciarsi i gomiti e ginocchia ha il suo perché, e lo fa Travis Diner, come lo fa Vanuzzo, come lo fa De Vecchi, e forse, ecco, se tutta Bologna avesse fatto lo stesso lavoro di poeta, magari per le Vinnere ci sarebbe stato qualche minimo spazio in più, ma è giusto che sia andata a finire così. E Sassari comunque non è più la squadra che tu puoi commentare parlando di sorpresa, è una realtà conclamata del campionato e del nostro basket. Ti ringraziamo naturalmente, ti facciamo i migliori auguri per un prossimo anno che sia fuori davvero i successi, soprattutto per la vostra emittente che è vicino al basket. Ci fate davvero, ci date tanto, perché compreso NBA, Eurolega e tutte le altre cose che ci raccontate. Non siamo noi, vorremmo poterlo essere, non siamo noi, lasciamo a chi fa meglio di noi questo tipo di compito. Noi siamo contenti di raccontare basket, io sono contento di raccontare basket, chi lavora insieme a me è contento di raccontare basket, ho l'impressione che non sia esattamente così a tutti i livelli, ma finché ci saremo noi faremo il massimo per divertirvi e per divertirci con la pallacanestro. Grazie, a buon voi. Anno. Buon anno, grazie. Allora, potevamo non intervistare Riccardo Pittis, uno dei nostri miti. Riccardo, qualche capello grigio in più, però davvero sempre nel mondo, insomma, che ti ha accompagnato. Unico neo, forse il problema legato alla mancanza di una squadra come quella che, insomma, ti stava nel cuore, Treviso. Ma indubbiamente l'assenza di Treviso da questo campionato non fa bene al cuore, credo, chiaramente dei tifosi trevigiani, ma anche di un po' di tutti i tifosi di basket italiani. Una grande realtà che non c'è più, che però sta cercando di rinascere dalle ceneri. Stiamo cercando assieme ad altri ex giocatori di coinvolgere pubblico, imprenditori, per sperare un giorno di poter tornare in Serie A. E questo è l'augurio che veramente ti facciamo anche noi di cuore, perché chiaramente tu sei in questo mondo, sei uno che a questo mondo ha dato tanto. Buon anno, buon 2013, naturalmente in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie, buon anno a tutti, buon anno a te e a tutti i grandi appassionati di basket. Flipping for pay, tipping like I'm dripping in paint, up front for once like a leaf, I put the wheat in the chain. So what, we smoke weed, we're just having fun. Finale che dice Banco di Sardegna Dinamo 81, 6-3 Bologna 67, i parziali dei quarti 19-13 il primo, più 14 nel secondo tempo, 30-44.
terzo periodo 61-48 e poi il finale 81-67, inframmezzato davvero da un grande ritorno di Bologna che è arrivato fino a meno 3 nel terzo nel quarto periodo, scusate, quindi mettendo davvero in grande difficoltà una Dinamo che però si è ritrovata con una grande difesa, poi ha portato a casa il risultato. 18 di Thornton, 5 di Nierski, 17 di Travis Diner, 4 di Sacchetti, 17 di Drake Diner, 2 di Vanuzzo, 1 di Pinton, 4 di Diliegro e 13 di Tony Isley. E il tabellino della squadra di casa: 4 di Gadefors, 7 di Imbro, un superlativo poeta con 26 punti, 10 di Rocca, 6 di Gigli, 8 di Smith e 6 di Hasbrook, invece fanno il totale di 67 per la 6-3 Bologna. Federico Pasquini, intanto complimenti perché sei stato il coach che ha vinto quella gara di solidarietà, anche se c'erano un po' di proteste alla fine per dei tecnici un po', vabbè, lasciamo stare perché oggi ne abbiamo visto diversi. Comunque, resettiamo, sta finendo un 2012 davvero fantastico. Sì, purtroppo finisce, dico così perché alla fine credo che se ragiono dal 30 dicembre dell'anno scorso quando ha debuttato qua a Isley, ad oggi mi viene male a pensare a quello che abbiamo combinato e quello che comunque ci resterà dentro, cioè non c'è poco da fare, sperando che il 2013 sia un'annata sicuramente dello stesso livello, però comunque il 2012 resterà indimenticabile, resterà nella storia di questa società e resterà nella storia di ognuno di noi, perché onestamente credo che sia stato troppo bello. Abbiamo meritato sul campo vittoria, rispetto. E soprattutto abbiamo, come ci ha detto il collega della 7, davvero dato un bel input a quello che è questo sport meraviglioso che è il basket, con la semplicità del ricordarsi sempre chi siamo. Sì, devo dire che la cosa che apprezzo è che stiamo vivendo questo periodo senza esasperazione. Molto spesso l'esasperazione è quella che ti frega, molto spesso l'esasperazione è quella che ti fa passare da una semifinale scudetto a un'ultima partita vita o morte per stare in A1, per cui la cosa secondo me importante è che siamo stati ad oggi bravissimi nel viverla. Viverla che poi può essere una cosa che ci fa fare l'ultimo step o ci può far fare anche la cosa che domani mattina non ne vinciamo più una. Però intanto questa razionalità, questa capacità di non perdere mai il controllo, di vivere le emozioni nella maniera giusta e sensata, secondo me fanno capire che comunque siamo molto cresciuti. Poi per quanto riguarda il rispetto di Sassari, io lo dico già dall'estate scorsa, quello che abbiamo fatto l'anno scorso, come si vive qua, quanto siete bravi voi a farci star bene, noi che non siamo di Sassari, quella che è la serietà societaria, quello che è giocare comunque sia sempre con uno spirito d'appartenenza importante, ha fatto sì che quest'estate noi fossimo ambiti come non mai. Io a distanza di un anno non ho mai visto una differenza del genere rispetto a quello che era il livello di considerazione nostra e la voglia di venire a Sassari rispetto a quest'anno, che era una cosa imbarazzante. Dovevo essere io a evitare qualche chiamata dei procuratori e non il contrario, quando io li inseguivo sempre, per cui meglio di così non si può. Fede, buon 2013, naturalmente l'augurio che noi estendiamo ai nostri tifosi, sono tanti quelli che guardano Ci Vediamo la Dinamo, perché anche noi facciamo parte di quella schiera, piccoli ma sinceri. Assolutamente non piccoli, questa è la cosa bella. Complimenti a tutti, che sia un'annata ricca di grandi soddisfazioni, di salute, che è la cosa più importante, e andiamo avanti così. Finisce un anno indimenticabile, Drake Diner, uno dei protagonisti assoluti di questa squadra che ha meritato rispetto sul campo e che veramente non finisce di stupire. Sì, no, questo 2012 è un anno grande per me, su parquet e fuori, ma stasera è una grande vittoria per noi. Sempre con una squadra come Bologna, con loro storia, è una bella vittoria. C'è il tuo tifoso numero uno là, eh? Hai visto, ti ha applaudito il tuo figliolo? Sì, no, lui piace Venuzzo, non me. Eccolo qua, adesso lo prendo in braccio, guardate lì, che ruolo le faremo fare, Drey? Mia moglie è molto molto basso, so, forse lui è una playmaker, ma non lo so. questo
adesso ci serve solo per lavorare appena appena. Allora, ok. È come il papà, prende palla e non la dà nessuno. Allora, auguri, buon 2013. Grazie mille. Ciao, piccolo. Ciao. Hey. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. So what, we get drunk. Ben di Legro, allora una prima parte di stagione davvero importante, pian pianino stai incominciando a far sentire anche la tua valenza sotto le plance, eh? Si sta bene a Sassari? I don't really know what you said, but I'll say this in Italian. No, questo derby è più importante per questa stazione perché Bologna-Sassari... persone non lo so, ma questo oggi è importantissimo perché difficile in primis. Sì, anche difficile, ma noi andiamo 2012 alla 2013 è molto importante, noi giochiamo stesso uguale, ma ogni partita consistency, come si dice? Sì. Se noi continuiamo questo, dovete continuare questo. Io penso noi abbiamo molto successo. Come si dice? Successi. Grazie Ben. Buon 2013. Perfetto, anche te. Buon Natale, buon feste, buon anno. Grazie. Ciao. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. High school, è l'ultima puntata di Ci vediamo alla Dinamo di quest'anno solare 2012 che credo che per il nostro capitano, amico, eccetera eccetera, Manuel Vanuzzo, rappresenti forse una delle migliori stagioni in assoluto della sua carriera. Ma si stava... Stavo per dire lunga. Dicendo, no, stava dicendo dentro che sembra abbiamo fatto 26 vittorie, 8 sconfitte tutto il 2012 o roba simile. Contenti di questo anno, hanno anche detto che a me, in conferenza stampa ha detto che il 2013 vorrebbe fare un pochino meglio. Mego. Anche me. No, beh, stiamo parlando. Alla fine sì. 2012 credibile, con la passata stagione sappiamo com'è finita. Questa per ora sta andando meglio della scorsa finora. Stiamo vincendo sempre. Adesso sì, Black C B B. Ho detto no. Non promettiamo niente perché siamo sempre a Sassari. Asco, come dicono a Sassari, ma quest'anno con l'arrivo dei Nierski avresti dovuto riposare un pochino di più. Io ho detto che l'ho visto con la nazionale, che aveva fatto molto bene e che avrebbe giocato tanto, perché se giocava così, se continuava a giocare così era giusto che giocasse. Invece il capitano, sai come si dice da noi? Ma t'hanno imbuttito. Anche quest'anno sì. Poi infatti ho detto anche a Stefano che o ridiscutiamo il contratto o non se ne parla più, perché scoop Manuel Vanuzzo sull'Aventino. Alla fine stiamo scherzando, va bene così, perché comunque Higgins c'ha stanchezza, si vede, perché ha dato tanto quest'estate con la nazionale. Sta cercando di farlo rifiatare un pochino, però sappiamo che anche per il ritorno ci sarà tanto bisogno di lui. Ma poi si vince e si perde tutti insieme, naturalmente. Capità, cosa auguriamo ai nostri tifosi? Perché poi alla fine noi, che si vinca o si perda, siamo sempre i soliti. Sì, c'è cioè Sergione con la birretta, adesso oggi mi toccherà. Sì, ma non pagare. Però, no, cosa dici? Ne è una Roma. Tanti, sì, tantissimi auguri di buon anno a tutti. Divertitevi, noi Brodino, News, che abbiamo 2 giorni liberi, quindi
mezza giornata in più, non so come arriviamo martedì, però ci saremo qui e poi per l'anno nuovo contro Siena. Così è giusto per non farci mancare niente. Ma sì, è giusto così, alla prima del 2013 in casa è giusto inaugurarlo bene. Ci fermiamo qua insieme al capitano, d'altronde è il massimo rappresentante di questa squadra, c'è Sergione che dietro continua a fare scongiuri, però la berretta la pagherà. Grazie a Donny Barasco, grazie a Fede Baricordi dell'Adres Produzioni, grazie alla società Dinamo e grazie a voi che avete sempre la pazienza di ascoltarci. Capitano, adesso Brodino e se ne andiamo. Io. Ciao a tutti. Dall'Alessio.